Bentornate e bentornati sul canale. La codifica dei video digitali è avanti anni luce da quando l'idea è stata introdotta nel 1967 con l'H120 come primo standard di codifica digitale. MPEG-2 è stato introdotto nel 1994, MPEG-4 nel 99 e nel 2003. In questo video vi elencheremo le funzioni di MPEG-2, MPEG-4 e H264 oltre a spiegare le loro differenze. Cos'è il formato H264? Il formato di codifica H264, anche conosciuto come MPEG-4 AVC, Advanced Video Coding, è il formato più ampiamente utilizzato per la registrazione, compressione e distribuzione dei contenuti video da settembre di quest'anno. Se abbiamo usato le fonti streaming internet come Netflix, YouTube e i software web come Adobe Flash Player, allora abbiamo visto svolgere il suo lavoro. Varie trasmissioni HDTV tramite digitale terrestre, cavo e satellite fanno anch'esse uso del formato di codifica. La prima versione venne completata nel 2003. L'intento del formato video fu quella di fornire una buona qualità video a un bitrate più basso rispetto ai formati di codifica video precedenti. Fu pensato per fare ciò senza aumentare la complessità del design o diventare troppo costoso da implementare. Era anche progettato per essere flessibile, così da poter essere applicato a un'ampia varietà di reti e sistemi. I suoi migliori vantaggi sono: supporto delle risoluzioni fino all'8K UHD. È meglio conosciuto per essere il formato di codifica video più comunemente usato nei dischi Blu-ray. Quando si parla di rete video e video ad alta definizione, HD, fornisce un risultato molto interessante. È passato per un sacco di aggiornamenti partendo dalla versione 2 che venne rilasciata nel 2004 con varie correzioni minori ed è attualmente la sua 26ª versione che viene rilasciata a giugno del 2019. Cosa sono MPEG-2 e MPEG-4? Il Moving Picture Express Group, MPEG, è l'organo responsabile per gli standard usati nella codifica video standard come MPEG-2 e MPEG-4. 1. Cos'è MPEG-2? MPEG-2 è il codec usato per comprimere i video a trasmissione digitale e i DVD. I file multimediali codificati con il codec MPEG-2 solitamente hanno l'estensione file MPG, MPEG, M2V, MP2 o in alcuni casi MP3. È anche conosciuto come H262 ed è ancora usato nella trasmissione televisiva e digitale over the air e nello standard DVD video. MPEG-2 venne creato nel 94 per risolvere le carenze del suo predecessore MPEG-1. È ancora utilizzato per la necessità della retrocompatibilità con hardware e software esistenti. Venne sviluppato principalmente da Sony Thomson e Mitsubishi Electric. Dopo il suo rilascio divenne il formato video standard per i DVD e la televisione digitale SD. I vantaggi di cui possiamo godere usando il formato MPEG-2 includono: una qualità video che è superiore a quelle di altri formati video, un metodo molto semplice di compressione video, l'abilità di gestire flussi video da fonti locali come trasmissioni via cavo e DVD. 2. Che cos'è MPEG-4? Lo standard MPEG-4 è un formato MPEG-4 che venne creato nel 1995. Ha raggiunto lo stato di bozza di comitato nel 1998 a marzo e alla fine dello stesso 98 la sua creazione venne finalizzata. Inizialmente venne creato nello specifico per bitrate che erano molto bassi, ma nel presente può supportare fino a 4 Mbps. MPEG-4 contiene 6 parti che lo rendono in grado di effettuare le sue funzioni, che sono: visivo, software, sistemi, delivery multimedia integration framework, quindi DMIF, test di conformità e audio. Questo standard di codifica video è progettato per essere utilizzato in dirette, in ambienti conversazionali e interattivi. È anche progettato per effettuare una scalabilità basata sul contenuto. Per come MPEG-4 è costruito, avendo adottato funzioni da MPEG-1, MPEG-2 e VRML, possiamo usarlo sia in ambienti di rete e televisione e possiamo anche integrare i contenuti da entrambi i canali nello stesso ambiente multimediale. I vantaggi dell'MPEG-4 possono vedersi in altre delle sue funzioni e queste includono: un'integrazione di contenuti sia sintetici che naturali in formato di oggetto. Un oggetto potrebbe essere una rappresentazione di un'entità registrata come una sedia, una persona o materiali sintetizzati come una faccia, una persona o un modello 3D animato. Un ottimo supporto per contenuti 2D insieme a quelli 3D. Un supporto per tutti i tipi di interattività. Può codificare da valori molto bassi a valori molto alti con efficienza. Con l'utilizzo degli URL aggiunge a VRML un supporto nativo per i contenuti che sono naturali e trasmessi in tempo reale. Una descrizione della scena che viene rappresentata in modo efficiente, un'ampia gamma di copertura di bitrate, qualità e servizi, applicazioni e risoluzioni. Inoltre questo formato supporta la compatibilità con altri standard che esistono già come MPEG-1, MPEG-2, VRML, H264
MP3 e I2T. MPEG-4 è ciò di cui le emittenti hanno bisogno quando si parla della distribuzione delle reti con contenuto tramite IP, a banda larga e cellulari e non solo attraverso i sistemi tradizionali di trasmissione. L'MPEG-4 ha un'alta efficienza quando si parla di codificare per bitrate bassi, cosa che lo rende ideale per questo compito. MP4 e MPEG-4 sono la stessa cosa? Molte persone tendono a confondere MP4 e MPEG-4 pensando che entrambe le cose siano la stessa cosa. In realtà sono due cose differenti. In parole povere, MP4 è un archiviatore o formato di contenitore, mentre MPEG-4 è uno standard o formato di codifica video. Viene usato per la compressione di dati AV, per la distribuzione tramite internet e nei CD, per suoni vocali, videotelefono e telefono, e anche per le trasmissioni televisive. Il formato MP4 venne sviluppato dal file MOV di Apple per archiviare file video che sono stati codificati da MPEG-4. Notiamo che MP4 può anche archiviare dati digitali, video e audio, che sono stati codificati da altri formati di codifica. In modo simile, sia MPEG-4 che MP4 sono software sviluppati dal Moving Picture Excel Group, MPEG. Il formato MP4 è uno dei più recenti formati video sviluppati per la distribuzione video e la trasmissione attraverso internet, mentre MPEG-4 venne sviluppato già dagli anni 90 come standard per la codifica video. Parte 3. MPEG-2 contro MPEG-4 contro H.264. 1. Differenze tra MPEG-2, MPEG-4 e H.264. Adesso vedremo la comparazione delle loro funzioni. Il formato MPEG-4 usa un algoritmo che ha un DCT, Discrete Cosine Transform, 16x16. Ciò gli permette un valore più alto di compressione. C'è una differenza rilevante tra MPEG-2 e MPEG-4. Sia EG4 che MPEG-2 forniscono una qualità video ad alta definizione, che è più alta dell'H.264. Tuttavia, MPEG-2 è il migliore quando si parla di qualità video. MPEG-2 ha una dimensione file più grande di MPEG-4 e H.264 e ciò gli rende difficile l'essere compatibili con dispositivi portatili, assieme alla trasmissione video internet. D'altro canto, MPEG-4, con il suo alto rapporto di compressione e dimensione file più piccole, è in grado di funzionare attraverso reti cellulari senza perdere la sua alta qualità. Se vogliamo codificare i nostri dati digitali in DVD, il metodo ideale è usare MPEG-2. Se vogliamo codificare i nostri dati digitali online o in dispositivi portatili, MPEG-4 è lo standard di codifica da usare. Per la codifica video sui dischi Blu-ray, H.264 è consigliato visto che è il formato più comunemente usato. Comparato a MPEG-4, il formato MPEG-2 è più facile da usare come formato di compressione video. MPEG-4 contiene altre funzioni interattive che ci permettono di manipolare vari elementi nei nostri video in tempo reale. H.264 è il più flessibile e ciò gli permette di essere applicato a molte e varie applicazioni in un'ampia gamma di sistemi e reti. Abbiamo parlato di come funziona la codifica dei video e quali sono i formati disponibili. Ma cosa succede quando uno di questi video accidentalmente è corrotto oppure risulta comunque inaccessibile? In descrizione potete trovare il link di un programma chiamato Repair It di Wondershare che consente di riparare file di diversa natura, inclusi i formati video. Vediamo come funziona. Doppio clic sull'icona Repair It per aprire il software. Subito dopo clicchiamo su Aggiungi ed inseriamo il file danneggiato interessato. Repair It ne mostrerà alcune informazioni nella parte alta della finestra. Clicchiamo quindi su Ripara. E quando il file sarà stato riparato, clicchiamo sulla nuova finestra il tasto OK e quindi avremo a disposizione due scelte, anteprima e salva. Salviamo quindi il file e scegliamo una cartella di destinazione sul nostro dispositivo per non rischiare di perdere il file oppure di dimenticarci dove è stato salvato. Questo video finisce qui, spero che vi sia stato utile, anche perché si è trattato un po' di una lezione di storia. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere informati sui nostri contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video.